Quando è stato presente il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il professore Nicolais, è stato presente il Rettore, è stato presente il Vicepresidente della Regione, ha detto questo, ha detto che noi stiamo andando avanti sul terreno per esempio di questo straordinario progetto di Città dei Giovani e dell'innovazione. Andremo a New York a incontrare, grazie al nostro concittadino che è il nipote, il governatore di New York, perché sottoporremo a lui le tante opportunità che ci sono, anche per grandi aziende, anche per grandi ricercatori statunitensi, perché poi non molti sanno che nella normativa italiana ci sono comunque norme incentivanti la ricerca, ci sono norme incentivanti l'applicazione di alta tecnologia, la stessa Regione Campania ha legiferato e deliberato in questo senso. Infine ci presentiamo con un ulteriore profondo rinnovamento, a dimostrazione che è un processo che non finisce mai, cioè noi l'altra volta abbiamo presentato in maniera coraggiosa, io lo dissi dai palchi fin dal primo giorno, tanti ragazzi e ragazze di 18-20 anni, abbiamo avuto un successo clamoroso al 60% e abbiamo avuto la dimostrazione che queste ragazze e ragazzi valevano, perché hanno fatto ognuno di loro delle performance ottime. Ecco, noi continuiamo su questa strada, presenteremo delle liste ricche di tutta l'articolazione sociale e economica della nostra media comunità, presenteremo però ancora tante ragazzi e ragazze, presenteremo delle figure anche tipiche di alcune battaglie, penso per esempio all'ultima battaglia per la facoltà di medicina e via dicendo, quindi siamo coerenti sulla nostra strada, presentiamo le nostre due liste civiche, crediamo che almeno un voto in più dell'altra volta ci possa essere accordato, perché pensiamo di aver fatto bene, siamo sereni, questo non significa che essere sereni non significa non competere, essere sereni significa allenarsi per bene, rafforzare i muscoli, essere scattati. Le idee che hai per la tua città, la passione che ci metti, la competenza che dimostri, il coraggio di avere delle idee, la compattezza e perdonatemi se uso un termine che ha usato un grande maestro italiano che ci ha dato la soddisfazione di tornare a vincere a livello internazionale. Più che di tessere, bisogna parlare di amore. Per fare delle cose, per fare dei lavori, ci vuole un po' d'amore. È una cosa un po' atipica che in politica o in amministrazione si usi questo termine, ma io lo userò spesso durante la campagna elettorale. Io credo che non è importante fare la pulce allo schieramento, vedere se l'UDC, ecco, io mi dovrei preoccupare se l'UDC, il PD, SEL, Fratelli, sinceramente, con tutto il rispetto per queste forze, io credo che quello che è importante è le idee che ci sono, la capacità di trasformarle in fatti, come potete poi dopo vedere da questa prima uscita di manifesti che noi faremo, che abbiamo già fatto, dove senza mettere nessuna parola noi facciamo vedere che c'era prima, che c'era dopo. Capiranno i bambini fino ai centenari che abbiamo ancora felicemente in vita a Baunizio, capiranno tutti. Ecco, fatti, non troppe chiacchiere, idee lungimiranti per il futuro, coesione tra il gruppo che va al governo, rispetto per chiunque, per l'avversario, quindi non utilizzare le schifezze che hanno utilizzato contro di me per tanti anni, ma utilizzare invece, come dicevamo prima, sempre la ricerca del dialogo, del rispetto, perché con il rancore e con l'odio non si va da nessuna parte, e questo è quello che ha reso Baronissi una grande comunità. Baronissi non è che è soltanto più bella perché abbiamo più giardini, Baronissi è più bella perché la gente sente che in questa cittadina c'è un'anima, c'è qualche cosa che tiene insieme le persone. Non si può spiegare questo in termini economici o socio-politici, ma è così,
È come quando uno vede la Juve giocare e vede giocare con qualche altra squadra italiana. Ci sono altre squadre non male in Italia, ma la Juve gioca con uno spirito particolare. Io non sono juventino, ma ammetto che la Juve gioca con grande grinta, con grande determinazione. Forse ha dei giocatori addirittura inferiori alla Roma, al Napoli, ma ha tanti punti più del Napoli, perché c'è quel quid in più. Se non c'è questo, una comunità non va da nessuna parte. Non c'entrano le teste dei partiti, non c'entrano se quelli dell'UDC o del PDC o del, non so, dei monarchici e dei repubblicani votano per uno o per un altro. C'entrano le persone, chi ci mette la faccia, quello che si fa, quello che puoi dimostrare.